Vi è mai capitato di conoscere il vostro idolo? A me sì, è successo a Sorrento durante una serata molto particolare. Io ero agitatissima perché pensavo continuamente a come rivolgermi ad un étoile del suo calibro. Sì, perché chiamarla signora faceva un po' vecchio, maestra mi sembrava riduttivo. Per fortuna ci ha pensato lei a risolvere tutti i miei dubbi dicendomi «Chiamami pure con il mio nome, è più semplice». Così ho capito che le grandi star non hanno bisogno di dimostrare nulla. A loro basta esserci per fare la differenza. Anche l'ospite di questa sera non ha bisogno di presentazioni. A rivelo, l'ex presidente del Consiglio e senatore Matteo Renzi. Buonasera, senatore. Buonasera a tutti. È un piacere averla qui. Piacere mio. Ammetto di essere un po' emozionata. Dai. Sì. Non sono un étoile, quindi... No. No, assolutamente no. Quindi va bene, molto felice di essere, grazie dell'invito. Io la ringrazio per essere qui, disposto a rispondere alle mie domande, quindi 400 volte grazie. Figuriamoci. So che sicuramente avrà perso il numero delle interviste a cui si è sottoposto e di alcuni argomenti ne avrà parlato fino allo sfinimento. Proprio per questo motivo io voglio mettere da parte i titoli che precedono il suo cognome e parlare semplicemente con Matteo. L'importante è non sbagliare cognome e chiamar Salvini, ma per il resto sono disponibilissimo e felice. La chiamerò Matteo. Vai, aggiudicato. Vorrei scoprire gli aspetti più privati, il punto di vista, le gioie, le sofferenze di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a gestire un paese così complicato come il nostro. Voglio disorientarla subito con una domanda che credo nessun giornalista le abbia mai fatto prima. Quale? Le piace ballare? Diciamo che non mi riesce. È quell'amore non corrisposto. Sai quando c'è l'amore non corrisposto? Per cui io amo molto il ballo, ma il ballo non ama me. Non c'è un buon rapporto, no, quindi. Famiglia di danzante, canterini, ma molti ballano. Io, anche quando giovane andavo in discoteca, ero abbastanza imbarazzante. Imbarazzato, ma soprattutto imbarazzante per chi mi vedeva. Bene. Però non ci credo. Invece è così. Mentre vedo secondo i miei me figli, sono c'è molto un più... movimento che... No, che... assolutamente. No. Poi, peraltro, 20 kg fa sarebbe stato anche più semplice. Oggi la situazione vabbè, è un po' più complessa. Forse mi sbaglio con un altro Matteo. Ma insomma, di Mattei bravi a ballare non ne vedo granché, sinceramente, nella politica italiana. Però può darsi che ci siano e non lo sappiamo. Prima di approfondire questa nostra chiacchierata, rivelo che noi abbiamo una conoscenza in comune. Sto parlando del bellissimo, simpaticissimo nostro regista Alberto Di Pasquale. Sul simpaticissimo ci sto, è sul bellissimo che ho qualche dubbio. Beh, Alberto è un che grande. Ha diretto anche il suo programma Firenze Secondo Me. È stato l'anima di Firenze Secondo Me, ha sopportato insieme a tutta la truppa, tutto il cast. Poi pensa che questi hanno dovuto sopportare tutti un gruppo di romani, romanacci come si dice noi a Firenze, si sono dovuti sopportare per 20 giorni tutte le storie sulla bellezza di Firenze. Insomma, non credo di averli convertiti alla fiorentinità, ma almeno il cupolone, però onestamente sono convinto, io la cupola visto... dei Brunelleschi sarà rimasto nel loro cuore, sono convinto. Io l'ho visto ed è stato meraviglioso. Beh, grazie, è stata uno dei sogni che avevo e che è stato realizzato, per un sogno che è stato realizzato, da questo punto di vista sono felicissimo, perché è stato un atto d'amore verso la mia città e penso anche sia un modo per riflettere sul presente. Cioè, noi abbiamo delle città meravigliose, non soltanto Firenze, Roma o Venezia, ma da Milano a Napoli, fino ai capoluoghi di provincia, che sono realtà piene di storie che magari neanche noi cittadini conosciamo fino in fondo. Quindi vivere questa esperienza è stato per me bellissimo. Ma potrebbero esserci dei sequel? Non da parte mia, magari ci sarà qualche altro ex sindaco che farà Roma o che farà Milano o che farà Napoli. Io ho già dato con Firenze, mi fermo sulla cupola di Brunelleschi. Perfetto, io direi di iniziare. Vai! Vorrei mostrarle le carte che ho fatto preparare per lei. Sono carte che raffigurano elementi di danza, ma in qualche modo associate ad argomenti che riguardano la sua vita. Gliele mostro. Qui ci sono 5 carte, io ne scelgo una. Vai. Ed è la carta del cigno nero. Il cigno nero. Ma adesso ha a disposizione 4 carte e ne può scegliere 2. Allora, una e due, vai. Perfetto, quindi
Metto da parte le due carte scartate e ci concentriamo sulle due che ha scelto. Iniziamo dall'immagine dei fiori. Questa immagine rappresenta l'omaggio che il pubblico fa ad un artista in segno di ammirazione. Nel caso dei politici servirebbe l'immagine dei pomodori, allora, più che dei fiori, ma va bene, facciamo con i fiori. Vanno bene i fiori per adesso. Per il momento sì. Giri pure la carta e vediamo a cosa è associata. A rivelo Matteo Renzi. L'importante è non sbagliare cognome e chiamare Salvini, ma per il resto disponibilissimo e felice. Le piace ballare? Di Mattei bravi a ballare non ne vedo granché sinceramente nella politica italiana, però può darsi che ci sia nel non lo sappiamo. Iniziamo dall'immagine dei fiori. Nel caso dei politici servirebbe l'immagine dei pomodori, allora, più che dei fiori, ma va bene, facciamo con i fiori. La famiglia. Famiglia. Un tema che le sta a cuore. Ha sempre espresso la sua gratitudine nei confronti della sua famiglia che l'ha sostenuta in ogni fase della sua vita. Io vorrei partire dai momenti, dai ricordi più belli dell'infanzia vissuti a Rignano sull'Arno, che è un paesino non lontano da Firenze, insieme ai suoi genitori Tiziano e Laura e ai suoi tre fratelli, Benedetta la maggiore, Samuele e Matilde. Preparatissima. Abbastanza preparata, ho studiato. Che ci dice di questo bambino sveglio e vivace cresciuto tra le campagne fiorentine? Diciamo che per me la famiglia dovrebbe essere anche molto più un punto di riferimento nella vita politica, cioè adesso noi parliamo della famiglia personale, ci arrivo tra un attimo, ma è fondamentale che il dibattito politico finalmente mette al centro la famiglia. Noi parliamo in questo periodo di Family Act, dopo aver fatto il Jobs Act, dopo aver fatto una legge per il lavoro, una legge per la famiglia, per sostenere gli asili nido, per sostenere le donne che lavorano, per dare un assegno per ogni figlio, perché c'è un grande tema politico che è il fatto che non si fanno più figli in Italia. C'è una crisi demografica pazzesca. Questo sarebbe un tema, diciamo, più di natura politica che non di natura personale. Dal mio punto di vista... Non siamo qui per parlare di questo. Non ne possiamo parlare. Però è un tema, è il tema. Invece dal punto di vista personale mio, sì, io sono nato a Firenze, ho studiato a Firenze e sono cresciuto in questo piccolo comune che si chiama Rignano sull'Arno. E parlare della mia famiglia oggi è molto più difficile perché quello che è accaduto in questi mesi, le vicissitudini giudiziarie che hanno riguardato la mia famiglia e che certo non avrebbero avuto lo stesso impatto se non fossero stati i miei genitori. In qualche misura mi sento quasi responsabile, colpevole di tutto il cancan giudiziario che si è scatenato intorno ai miei genitori. Ecco, riuscire a parlarne con tranquillità mi è molto più difficile rispetto al passato. Noi siamo cresciuti in una famiglia normale, quattro fratelli, ma in realtà siamo due coppie di fratelli divisi, nel senso che siamo tutti della stessa mamma e dello stesso babbo, come si dice noi, però abbiamo età diverse, per cui io e mia sorella più grande siamo nati negli anni 70, gli altri due negli anni 80. Quindi c'è più complicità? Non lo so se definire la complicità, perché poi siamo proprio a coppie, nel senso che Benedetta, che è la sorella più grande, ha 47 anni, mentre Samuele e Matilde sono uno dell'83 e 84. Siamo cresciuti insieme e vivere in un paese ti dà grandi... Ma quali sono i vantaggi nel crescere in un paesino? Sono vantaggi e svantaggi. Per esempio, noi abbiamo fatto la scelta con mia moglie adesso di stare in città e non in un paese, pur essendo cresciuti entrambi in un paese, perché comunque la vita in città per tanti aspetti è più ricca di stimoli, di spunti, la sera vai più facilmente a teatro, al cinema o magari hai qualche opportunità in più. Nel mio caso e nel caso nostro di ragazzi cresciuti negli anni 80-90 in un comune medio-piccolo, la vita paesana ti permetteva di conoscere tutti, cioè tu eri in condizioni di conoscere veramente tutto di tutti e la gente si chiama col soprannome in paese, non si chiama nemmeno con le nome, e
una delle frasi che viene naturale dire: tu di chi tu sei, che chi è tuo padre, chi è tua madre, quando incontri un anziano del paese. Insomma, la vita è più, forse qual è più vera. Qual era il suo soprannome? Beh, i giornalisti mi hanno affibbiato un soprannome che non ho mai avuto io, che era Il Bomba. Mai avuto questo soprannome, lo aveva un nostro amico ai tempi della scuola, ma almeno mi ha chiamato nessuno Bomba. Tu dirai, ah, ma lo dici perché non vuoi apparire come quello che aveva il soprannome brutto. No, l'avevo molto peggio, perché io non, nessuno mi chiamava Il Bomba da piccolo, ma la crasi del mio nome la faceva mia mamma, che anziché chiamarmi Matteo, con grande gentilezza mi chiamava Matto. Quindi ero il matto più che Matteo. Quindi era meglio. No, il bomba è uno che spara barzellette o bombe in libertà e cose che non, alle quali non crede. Mai avuto questo soprannome fino a che non mi è stato affibbiato da qualche giornalista in politica. Invece Matto era il nome di battaglia, insieme a un nome che invece mi piace di più, che è Zach, ma che ha un'altra storia, però sì, insomma. E da dove arriva questo nome? Beh, Zach c'ha una storia più complicata, già nel tempo dell'università viene più dalla politica, figure come, insomma, importanti hanno avuto questo riferimento, però diciamo, in paese io appartengo alla generazione che ancora giocava a calcio in piazza. Le ginocchia, come si dice a Firenze, sbuccicate, erano il segno di una vitalità, per cui vivevi in modo totalmente diverso. Scappa un po' da ridere a pensare che io a 44 anni possa raccontare queste scene come le avventure dello zio Matteo, del nonno Matteo, però è così, cioè c'è stato un tempo nel quale, in particolar modo nei paesi ma anche nelle città, la dimensione umana era profondamente diversa. Io credo che una parte importante l'abbia giocata il cellulare. Cioè il cellulare... Sì, ormai i giovani hanno perso l'abitudine di dedicarsi una giornata giocando a calcio nel paese. O magari se anche c'è ancora l'abitudine, diciamo, noi pensiamo di controllare il telefonino. In realtà è il telefonino che controlla noi. E noi pensiamo di guardare il telefonino, è il telefonino purtroppo che ci guarda. È una triste realtà, ma... È anche una cosa di grandissime opportunità. Per esempio, mio padre faceva rappresentante di commercio. Ricordo che quando telefonava a casa, la telefonata del babbo era un fatto. Cioè lui doveva fermarsi con la macchina, fermarsi all'autogrill, avere gli spiccioli, prendere il gettone, telefonare e sperare che il telefono fosse libero. Per cui, in particolar modo per le sorelle, lasciate libero il telefono che deve chiamare, perché era un altro modello di vita. Il cellulare ti dà delle opportunità in più straordinarie. Credo che sia sempre la dose. Sì, quando la sera i miei figli escono, io sono molto più contento che abbiano il cellulare che non che ce l'abbiano. Per cui mi sveglio alle 3 di notte di soprassalto un sabato sera, gli dico dove siete, e magari dopo un po' di tempo mi rispondono anche. Avere questo tipo di strumento è assolutamente positivo. Ho una curiosità, parlando sempre della famiglia e dei fratelli. Mi chiedevo se le liti tra di voi hanno permesso di allenare la sua capacità dialettica sin dalla tenera età. Diciamo che no, non ho esercitato attività oratorie da piccolo in famiglia. Piuttosto, se devo essere sincero, la famiglia ha educato a dei valori che per me sono importantissimi e fondamentali, e contemporaneamente anche molto sofferto ciò anche che è avvenuto. Anche perché crescere 4 figli non deve essere facile. Però mio padre sono in 4, mia madre in 6, una famiglia molto, molto allargata, molto bella, molto viva, eravamo abituati al numero, no? Piuttosto è stato quello che è accaduto dopo. Sia le vicissitudini a cui facevo riferimento di natura giudiziaria, ma anche banalmente mio fratello ha scelto, quando si è laureato in medicina, si è laureato con 110 e lode, fa il pediatra oncologo, quindi anche un lavoro molto tosto, molto difficile, lui ha scelto di lasciare l'Italia perché ha detto: dovunque vada, dovunque andrò in Italia, sarò sempre il fratello, allora, del sindaco di Firenze. E se n'è andato, adesso sta tra Canada e Svizzera, è un brillantissimo medico che il nostro servizio universitario ha formato e che purtroppo è fuori per evitare polemiche e discussioni. Quindi c'è anche una dimensione di, virgolette, sacrificio che io, volutamente o meno, ho imposto ai miei fratelli. Voglio farle tornare il sorriso con un nome, Agnese.
E qui stiamo parlando di mia moglie. La donna della sua vita, la sua forza, come dice lei. È diventata 25 anni fa. Ma è vero che vi siete conosciuti durante la frequentazione degli scout? Sì. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa dove trovi il gruppo giusto, poi trovi anche dei gruppi non all'altezza, ma quando trovi il gruppo giusto è una bellissima attività educativa. Nel nostro caso sono anche una incredibile agenzia matrimoniale, sembriamo una setta perché mia moglie si è sposata incontrando il marito agli scout, mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Quindi tocca stare attenta a questi scout. No, tocca, diciamo che un'agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio. Certo, se ora vuoi rimanere single non puoi partecipare. Ci sono i siti di incontri, ecco, la Jessie è stata per noi quello che sono i siti di incontri oggi. Battute a parte, sì, ci siamo incontrati allora. Ma chi ha fatto il primo passo? Storia un po' complicata, nel senso che il primo passo l'ho fatto io, ma lei non era convintissima all'inizio, diciamo che ha avuto bisogno di riflettere, di ripensarci. Sì, Galeotto è stata una settimana bianca. Lei è sempre intraprendente come nelle altre sfere della sua vita o un po' impacciato, sentimentalmente parlando? Sono ero impacciatissimo, adesso come dire, sono felicemente sposato, però la cosa bella è che abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio quest'anno e sì, praticamente era il 1994, me lo ricordo perché era il periodo in cui andai alla ruota della fortuna e da Mike Buongiorno. Con Mike Buongiorno. Perché nelle prime puntate compravo una vocale e chiamavo la A di Adone, che era il nome di mio nonno. Nelle puntate successive, che si stava sciogliendo la situazione, la compravo la di Agnese. Quindi nessuno ovviamente ha mai studiato nel dettaglio questo importantissimo fenomeno sociologico, ma diciamo che era in quel periodo. Tra l'altro era anche un periodo un po' delicato perché eravamo stati insieme in una zona di guerra, di quella che allora era guerra, la ex Jugoslavia. Eravamo stati a Spalato. Spalato era fuori dal conflitto. A Spalato negli anni 90 c'è stato pochissimo, fortunatamente, in termini di bombardamento, ma eravamo a 20 chilometri dal fronte, quindi eravamo stati insieme proprio con gli scout, anche un'esperienza molto, molto bella. Nonostante questo l'amore ha trionfato. Ed è stato... poi sono arrivati il primo figlio è arrivato... Tre figli, Francesco di 18 anni, Emanuele di 16 ed Esther di 13 anni, la principessa di casa. La capa. La capa. 2001, 2003, 2006, sì. Francesco, Emanuele, Esther. Perché la capa? Beh, perché ognuno c'ha il suo carattere, ovviamente, come è ovvio. Francesco è quello più sportivo, gioca a calcio, Emanuele è quello più artista, suona, e Esther, che pure canta nelle voci bianche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è quella più politica, è quella che fin da piccola ha sempre seguito la politica. Una cosa da telefono azzurro quasi, lei vedeva le trasmissioni quando ancora io ero un sindaco, insomma aveva 7 anni, una cosa da chiamare il telefono azzurro e dire c'è qualche problema in casa. Chiede consigli a sua figlia? Diciamo che me li dà senza nemmeno che glieli chieda. Ecco perché è una capa. Ricordo una discussione molto divertente, ero presidente del consiglio e lei mi suggeriva di essere più femminista. Cioè, non sei sufficientemente femminista, aveva letto un articolo su Justin Trudeau e le metto sei meno femminista di Justin Trudeau, sei anche più brutto, dice, ma questo è un altro discorso, ma questa è la mia terza figlia, la nostra terza figlia Esther. Dopodiché mi ha molto colpito, a proposito della danza, una vicenda che ha riguardato la famiglia reale inglese e la reazione molto bella che ha avuto Roberto Bolle quando il piccolo George, il figlio dell'erede al trono, è stato iscritto a un corso di danza classica e una giornalista americana ha fatto una polemica quasi un po' volgare, un po' banale su là adesso un maschio che si iscrive a danza classica. Sì, questa classica è una cosa abbastanza antica. Antica. E ha fatto proprio una presa in giro televisiva americana e è stato bello che si sia organizzato una sorta di evento in una piazza di Londra per combattere per il diritto di quel bambino, di George, ma di tutti i bambini a poter fare danza. E Roberto Bolle ha scritto parole molto belle su Twitter. Dopodiché i miei figli danza non l'hanno fatta, più interessati al calcio e alla musica.
Allora, i suoi figli sono in una fase particolare, quindi il cambiamento del fisico, le prime storie d'amore, come riuscite a gestirli? Vige la totale privacy per mille motivi. Io sono molto grato a mia moglie per aver tenuto una posizione che lì per lì non ho capito e forse nemmeno apprezzato, quando nel febbraio del 2014, un po' a sorpresa, devo dire, l'allora presidente della Repubblica Napolitano mi diede l'incarico di formare il governo, una cosa che si era, diciamo, sviluppata negli ultimi 10 giorni, molto una sorpresa anche per noi. Io parlai con mia moglie dicendo: vabbè, ci trasferiamo tutti a Roma, così stiamo insieme e viviamo questa esperienza che sarà sicuramente difficile, ma per tanti aspetti anche esaltante, tutti insieme come famiglia. E la sua reazione è stata una reazione molto negativa. Agnese ha detto no, spiegando che questo tipo di scelta era una scelta per tenere al riparo Francesco Emanuele Ester. Lei ha continuato a fare l'insegnante a Firenze. Una madre protettiva. Ha fatto una scelta credo molto lungimirante e saggia, ma io l'ho capito dopo. Lei ha fatto la sua parte, è venuta agli eventi internazionali, al G20, ai vari viaggi all'estero, alla cena di Stato con Obama, all'Expo, a tutti gli eventi in cui era richiesta la sua partecipazione e la sua presenza. Agnese c'era, ma contemporaneamente lei ha scelto di non partecipare alla vita quotidiana romana. Perché? Perché altrimenti i nostri figli sarebbero stati sotto scorta, sotto controllo totale dei media. E allora Francesco aveva 13 anni, Emanuele 11 ed Ester 8. Quindi si è fatta una scelta molto seria, l'ha fatta lei, anche per me. E oggi col senno di poi dico che questa scelta gli ha salvato, comunque ne ha garantito la riservatezza e la privacy. E certo non sarò io a rompere questa privacy raccontando i fatti loro in TV. Quindi vivono la loro vita come tutti gli adolescenti e i ragazzi. E noi, come tutti i genitori, abbiamo i nostri momenti di preoccupazione, gioia, dubbi, entusiasmo, ma come tutti, confesso, ecco, l'unica cosa, insomma, qualche volta la sera capita di svegliarsi soprassalto alle 3 di notte e chiedere: ma sono tornati? Vedere che ancora magari non ci sono. Lei è un uomo impegnatissimo, giustamente. Si è perso momenti importanti dei suoi figli di cui si è pentito? Ma sicuramente sì, nel senso che è difficile fare una graduatoria, ma quando fai questo lavoro è normale che, per cercare di far star bene le famiglie di tutti, rischi di far soffrire la famiglia tua. Banalmente, per non violare il principio della privacy degli eventi degli altri, il mio 40esimo, io ho compiuto 40 anni l'11 gennaio del 2015. E lei dirà: e chi se ne frega? No, il concetto è che quel giorno era un giorno particolare. Avevamo organizzato un momento di festa in famiglia con gli amici storici, con gli amici quelli di sempre, quindi una cosa che doveva essere totalmente fuori, che nessun media doveva conoscere: i ragazzi degli scout, i ragazzi di quando facevo l'arbitro, i ragazzi dell'università. È successo che 4 giorni prima, ahimè, una terribile strage ha colpito il cuore di Parigi, la strage di Charlie Hebdo. Vale a dire, 3 estremisti islamici hanno ucciso i redattori di questo giornale satirico nel cuore della capitale francese. Sappiamo tutti quello che è successo. E nelle ore successive, giustamente, l'allora presidente della Repubblica francese, François Hollande, decise di convocare per l'11 gennaio una grande manifestazione di tutti i leader di tutto il mondo a Parigi. Allora, per dire una piccola cosa, era giusto che l'Italia ci fosse, quindi io, come ovvio, esimersi. Ho preso l'aereo e sono andato. Al mattino abbiamo fatto la festa dei 40 anni, soltanto noi, con una torta, però poi alle 10:30 ero verso la strada di Peretola per prendere il volo e arrivare all'aeroporto di Parigi. Quindi credo che valga per tutti i padri e le madri impegnati a qualsiasi livello. È chiaro che ci sono degli impegni da cui non può assolutamente esimere. E forse non è giusto per tanti aspetti, perché banalmente questo poi dipende molto da com'è l'equilibrio di una famiglia e di una coppia. Tocca all'altro o all'altra farsi carico di più di tante piccole grandi cose. Ma insomma, poi credo sempre che sia la qualità del tempo più questo che la quantità. Questo ce lo diciamo sempre noi. Non so se sia una giustificazione. È una scusa, secondo lei? Ma sicuramente quando ci stai
quando io facevo presidente del consiglio e tornavo a casa, ammetto che la prima qualità era fare un torneino di PlayStation noi tre maschi, non propriamente una qualità notevole, ecco. Senatore, passiamo alla seconda carta. Vai! Le punte, che sono le tipiche calzature, vediamo a cosa è associata. La vita professionale. Ora sulle punte e la vita professionale potremmo scrivere un libro. Vero? Sì, perché le punte in realtà per una ballerina sono fondamentali per conferire leggerezza e grazia, ma non so se sa, sicuramente non le ha mai indossate, ma sono dolorosissime. Una bella metafora. E appunto parliamo di vita professionale perché ci sono alcune passioni che qualche volta ti travolgono così tanto da procurarti anche delle sofferenze. Io però voglio partire da una mia curiosità personale e vorrei chiederle se occuparsi di politica è una predisposizione che si ha sin dalla nascita o una scelta che si matura nel tempo, secondo lei ovviamente. Dipende, per molti aspetti, per chi è magari credente è quasi una sorta di vocazione, di predisposizione genetica, potrebbe dire chi invece ragiona più scientificamente. Come se per il carattere che hai, per il tuo stile, fare politica sia quasi un obbligo morale. E per altri è una serie di casualità, di circostanze. Ci sono delle persone che si ritrovano ad avere ruoli prestigiosissimi e qualificatissimi senza aver mai magari neanche immaginato di trovarsi in quel momento a dover fare politica. E nel suo caso? Ma io penso di essere fin da piccolo abbastanza portato a seguire la politica. Io leggevo il giornale fin da piccolo, magari leggevo il giornale per capire che cosa aveva fatto la mia Fiorentina, ma anche perché mi interessava, mi intrigava conoscere ciò che succedeva nel mondo. Io ricordo, anche questa cosa si è persa nei giovani. Non sono così convinto, io credo che ci sia, lo si diceva anche ai miei tempi, che nessuno si interessasse più alla politica. Ora è vero che c'è una generazione. No, parlavo del giornale, che adesso magari leggiamo notizie molto più facilmente sul cellulare. E poi il giornale oggi non è più appunto quello cartaceo, io ricordo che portare il cartaceo a scuola era quasi un segno di ribellione. Poi molto cambia, perché è vero che noi siamo di due generazioni diverse, ma c'è anche una generazione prima di me che invece con la politica ha convissuto in modo molto profondo. Ora non la dico male, ma era quasi sexy fare politica negli anni 70, era anche molto più difficile per tutto ciò che accadeva nelle strade, nelle università, persino le sparatorie. Però insomma, uno che negli anni 60-70 faceva politica era uno figo, smart. Con me no, ai nostri tempi chi faceva politica era quasi uno sfigato, nel senso che dopo Tangentopoli uno che si occupasse della cosa pubblica doveva raccontare che hai fatto da piccolo. Ecco, era più difficile spiegare la ragione di quell'impegno. Ma qual è stato il momento in cui è scoccata la scintilla nel suo caso? Difficile capire, per me ci sono stati tanti, io tanti momenti. Io ho in mente mia mamma che piange sul divano mentre guarda il muro di Berlino che viene giù. Stiamo parlando del novembre del 1989, quindi stiamo parlando di un 14 anni avevo io. E qualche mese prima un ragazzo ha fermato un carro armato in piazza Tiananmen. E qualche anno prima mia mamma in cucina alla mia domanda: ma che cos'è davvero fare politica? Cosa significa davvero fare politica? Mi aveva raccontato una storia che è una storia vera e che mi poi ho imparato a conoscere, mi ha molto colpito, ed è la storia del ministro della giustizia americano Bob Kennedy, che su richiesta del presidente, il fratello John Kennedy, invia le truppe federali per consentire l'ingresso di un ragazzo di colore in una università destinata solo a bianchi. E lui decide di garantire il diritto di quello studente portandogli l'esercito. Dice: questo è fare politica, è garantire a tutti i diritti, che è una cosa che mi fa molto pensare. Quando ho incontrato Obama, una delle occasioni in cui ho incontrato il presidente Obama e la moglie, la straordinaria First Lady Michelle. Ero reduce dalla visione di un film, che è il film Selma,
Selma è il film nel quale si racconta gli scontri razziali in Alabama negli anni 60, negli anni 50-60, e la difficoltà per una donna di colore di registrarsi come votante, poi la battaglia per i diritti, la grande marcia, il ruolo di un giovane reverendo chiamato Martin Luther King e tante altre storie. Bene, mi colpì molto che avevo visto quel film che parlava degli anni 50-60 e a distanza di mezzo secolo l'inquilino della Casa Bianca era finalmente un uomo di colore, cioè incontravo il presidente dopo aver visto un film di 50 anni prima in cui sembrava impossibile che quel, non soltanto che quell'uomo potesse diventare presidente, certo, della, presidente degli Stati Uniti, ma addirittura che si potesse garantire il pieno diritto di voto. Ecco, per dire che la politica è, a me ha sempre colpito, ha sempre toccato il cuore, soprattutto la lotta contro le ingiustizie, ma la politica ti dà anche l'occasione di vivere degli straordinari lussi. Il lusso non è l'auto blu, l'aereo di Stato, lo stipendio. Chi lo dice non ha capito niente della politica. Il lusso è la possibilità di condividere delle storie, delle relazioni umane, dei valori. Questa è la cosa che a me più colpisce della politica e che, nonostante tutte le difficoltà, continua a farmi venire voglia tutte le mattine di alzarmi e di dire ok, faccia politica. La qualità delle relazioni umane, non le cosine della casta. Lei ha mai creduto di diventare primo ministro da sindaco? No, fino agli ultimi giorni, quando si è capito. Intanto, non ci aveva mai pensato? Diciamo che non c'era mai stato un sindaco che divenisse primo ministro nella storia italiana. Infatti questo è un primato. Diciamo che era abbastanza inatteso per me. Poi già io facevo fatica a immaginarmi sindaco di Firenze da ragazzo di campagna. Perché è vero che sono nato a Firenze, è vero che ho studiato a Firenze, è vero che vivo a Firenze, ma da piccolo ho vissuto in un paese del contado. Tant'è vero che quando nel 2009, un po' a sorpresa, vinco le primarie contro l'establishment del mio partito e divento sorprendentemente il sindaco più giovane che Firenze abbia mai avuto, il giorno dopo ricordo che cammino per le strade della mia città, cammino in Piazza della Repubblica, mi si avvicina un signore dicendo bada lì, c'è il sindacino, ma guarda, c'è il giovane sindaco. E io mi presento, sì, piacere, che fa di bello, come cerco di stare in mezzo alla gente, e lui mi dice, ma, e tu vieni da Rignano, tu sei proprio ripreso dalla piena, che è un modo per dire che sei riportato dall'Arno, tu sei ripreso dalla piena. Quindi ho sempre avuto già la difficoltà a immaginarmi come sindaco, figuriamoci come presidente del Consiglio. Essere stato premier è stato un grandissimo onore, un grande privilegio. Il mio governo è stato il primo e purtroppo per il momento ultimo e unico governo ad aver fatto la parità di genere, metà donne e metà uomini. Sono stato il presidente del Consiglio più giovane. Di qualche mese me la sono battuta con un altro presidente del Consiglio un po' più chiacchierato di me, perché il secondo in questa classifica si chiama Benito Mussolini, quindi diciamo che il benchmark possiamo mettere è anche questo è un primato per qualche mese appena, poi lui è durato di più, ma sappiamo ahimè che cosa è accaduto in quel terribile ventennio. Molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, naturalmente si poteva sempre fare meglio, però se io vedo un tricolore mi inchino e dico grazie per lo straordinario privilegio che ho avuto. Questo le fa molto onore. Penso che sia una cosa della quale semplicemente dire grazie al paese. Una mia curiosità, qual è la prima cosa che ha fatto la mattina successiva alle dimissioni da premier? Dunque, quando mi sono dimesso c'è stato qualche giorno di transizione per attendere il nuovo governo. Quando sono tornato a casa, ho fatto una discussione con i miei figli, perché avendo riportato a casa tutto un sacco di roba di quei tre, ero stato 3 anni fuori, ero stato 3 anni a vivere a Roma. Quindi mi ero riportato un camion di carte, documenti e non mi ero organizzato, perché quindi non è che avevo un ufficio o d'altro. La prima discussione è stata con i miei figli sull'utilizzo del tavolo che era mio fino al febbraio del 2014. Beh, poi quando è andato via era per uso capione passato ai miei figli, in particolar modo ai due maschi. Quindi la discussione è stata su quello. Poi mi sono molto divertito perché
ho detto accompagno io Esther al Teatro del Maggio per le prove, mi sono trovato nel traffico, io che non ero più abituato a stare nel traffico, perché ovviamente dove andavi c'avevi le sirene, i lampeggianti, si aprivano le strade, quindi mi sono messo 45 minuti, allora mi sono tolto la soddisfazione. È tornato alla vita normale. E di dirgli, sindaco, visto che avevo fatto il sindaco e che il sindaco di allora era il mio vice sindaco, Dario Nardella, attuale sindaco, ho fatto troppo traffico in questa città. Da bravo cittadino modello mi sono lamentato col sindaco del traffico. Ed è tornato alla vita normale. Assolutamente. C'è però anche un'altra passione oltre alla politica. Parlo di TV. Cos'è per lei la televisione? Ah, la televisione è un... come si dice a Firenze, un aggeggio strano, nel senso che la capacità di arrivare dappertutto che la televisione ha avuto ha segnato anche la storia della politica. Se noi pensiamo a quello che è accaduto nel 1960, quando Kennedy vince contro Nixon, perché si dimostra più bravo in TV, perché vince il duello televisivo ancora in bianco e nero, forse il primo dibattito televisivo che ha segnato la storia della competizione politica americana, capisci che la TV è anche fondamentale per la politica. Però la TV per me è un mondo e che ho avuto il piacere di poter vivere da un lato da concorrente alla Ruota della Fortuna. Ma com'è cambiata la televisione dai tempi della Ruota della Fortuna? Non sono in grado di capirlo. Io ricordo che quando andai da Mike Buongiorno, la cosa che mi colpiva era che Mike pensava innanzitutto alle telepromozioni e poi alla tutto gara. Il resto. Io ero convinto che il centro fosse la gara, invece il centro erano comprensibilmente un grande aziendalista. Sì, sì, era straordinario. Cosa c'erano le pellicce, c'era le macchine. Adesso naturalmente tutto sta cambiando. Poi ho vissuto la parte della politica come della TV in politica, della politica in TV e della TV in politica, quindi il lavoro nei talk, le iniziative, le interviste, anche l'attenzione di partecipare magari a delle trasmissioni complicate, difficili, la rabbia quando vedi una cosa raccontata in modo diverso da quello che tu vorresti, o la TV che riesce a dettare l'agenda della politica, i talk show che segnano l'agenda del giorno dopo per i parlamentari. Non dovrebbe essere così, dovrebbero essere i parlamentari a dettare l'agenda e la TV a raccontarli. Invece, per tanti motivi, anche per debolezza della classe politica, talvolta accade il contrario, sono le trasmissioni TV che settano l'agenda. Da telespettatore però diventa anche protagonista con Firenze secondo me. Ma come è nata secondo me? Com'è nata questa idea? Beh, lì devo dire che almeno a me sembrava impossibile, anche perché era il momento in cui io avevo perso, ero fuori da tutto. E nel mondo della TV uno che ha perso viene sempre visto con un po' di sospetto, un po' tanto sospetto. E invece nasce questa follia, questa passione di poter raccontare Firenze. L'idea di fondo era dare un messaggio educativo, culturale, politico e anche di divertimento. Sì, infatti lei non si è mostrato da insegnante che dà una lezione, anzi ha semplicemente raccontato le bellezze della terra che ama, da cittadino fondamentalmente, io no? Sarei andato avanti ancora per due mesi, ma avevo paura che la troupe mi picchiasse. Me l'hanno raccontato. Cioè, avevo proprio il timore fisico che a un certo punto, ricordo una mattina alle 4:30 in Piazza del Duomo, volevo per forza raccontare una cosa che poi mi hanno detto no, non ti preoccupare, la mettiamo dopo. Poi mi hanno tagliato perché non... c'è una storia sulla misericordia che nasce prima del... È sempre colpa cattedrale. Di Alberto, il nostro regista. No, il povero Alberto era nella troupe. No, vittima no, un grandissimo professionista, ma diciamo non era uno dei più cattivi, mettiamola così. Però effettivamente questo dimostra che c'era c'è una passione profonda, secondo me, per non vivere da numerini. Cioè, qual è il rischio vero oggi? Il rischio è che tu ti trasformi in un codice, in una persona che non ha una sua identità, una sua anima. Viviamo totalmente interconnessi, siamo tutti carne e cibo per algoritmi, tutti ci raccontano di noi quello che vogliono raccontarci. La tua città, le tue radici, la tua famiglia, i tuoi valori sono ciò che ti rende unico e irripetibile. E allora avere la possibilità di mischiare il racconto storico di una realtà che è senza paragoni quale Firenze, con la tua storia di sindaco, che poi ha fatto il presidente del consiglio, ma che parte come sindaco,
con la tua storia di ragazzino personale che è cresciuto lì, ti permette di dire, nel mondo di oggi pieno di contraddizioni e inquietudini, c'è comunque una dimensione umana e identitaria che si difende. Un mix tra sogno e realtà. Assolutamente. E poi, naturalmente, nella vita della città ognuno ha i suoi luoghi del cuore. Per esempio, c'è un libro molto bello di Chesterton che parla del sindaco di Notting Hill. È una figura inventata, una figura romanzata, ma racconta come in ciascuna città ci siano dei luoghi che sono luoghi preziosi per il protagonista. Per esempio, lui dice: quella cassetta delle poste per me è romantica perché ci ho atteso la lettera. Stiamo parlando dell'inizio del secolo, quindi stiamo parlando di un'altra stagione. Come se quella cassetta della lettera, della posta, diventi un luogo, un pezzo importante della tua vita. Ecco, allo stesso modo, io scherzavo ridendo, quella pensilina dell'autobus dove hai incontrato una persona che poi ti è diventata cara o una tua amica, quel luogo, quella piazza dove hai condiviso il gelato con un amico che ti raccontava i suoi dubbi, ecco, quell'autobus su cui in cui hai discusso con compagni di classe, tutto in una città diventa prezioso. La grandezza, se ci metti dei valori umani. Cose. La grandezza delle piccole cose e i valori umani. I valori umani, che è la cosa per me fondamentale. Grazie anche per avermi raccontato un altro aspetto intimo di Matteo e non del senatore. È arrivato un altro momento. Parliamo del Cigno Nero. Vai. E parliamo della sua rivelazione. Che detta così è preoccupante. È brutta? No, brutta no, ma preoccupante. Come possiamo definirla? Mi aspetto tanto da lei, senatore. Una cosa che, di rivelazioni, la mia vita personale è stata abbastanza scandagliata, al punto da, come dire, essere nel periodo di Palazzo Chigi, praticamente nelle case di tutti gli italiani, anche fin troppo. Persino venendo a noia in alcuni casi. Ci sono però delle cose politiche che non sono emerse. Mi metto comoda, eh? A rivelo Matteo Renzi. L'importante è non sbagliare cognome e chiamare Salvini, ma per il resto sono disponibilissimo e felice. La politica ti dà anche l'occasione di vivere degli straordinari lussi. Il lusso non è l'auto blu, lo stipendio, chi lo dice non ha capito niente della politica. Il lusso è la possibilità di condividere delle storie. Parliamo della sua rivelazione. Una cosa che, di rivelazioni, la mia vita personale è stata abbastanza scandagliata, al punto da, come dire, essere nel periodo di Palazzo Chigi praticamente nelle case di tutti gli italiani, anche fin troppo, persino venendo a noia in alcuni casi. Ci sono però delle cose politiche che non sono emerse. Mi metto comoda, eh? No, cose politiche che non sono emerse sono tante, alcune non le dirò perché riguardano... Quando si dice rivelazione in politica è rivelazione di segreto, e quindi non si può dire segreto di Stato, per esempio, un ex presidente del Consiglio. No, non è il nostro caso. Quindi non può raccontare le discussioni con gli altri leader internazionali, o magari anche quegli attimi in cui da presidente del Consiglio hai avuto paura. Hai avuto paura perché c'è un rischio di un attentato terroristico e non sai le forze speciali se riusciranno a bloccare il potenziale killer. Però contemporaneamente c'hai magari un'iniziativa in piazza e devi sorridere. Non è che puoi fare quello che è preoccupato, pur sapendo che i tuoi, che sono professionisti straordinari, professionisti della sicurezza in Italia, sono bravissimi, stanno lavorando pancia a terra e tu sei lì magari a fare il comizio o a fare l'inaugurazione di un centro anziani. Devi sorridere. Quindi, insomma, c'è una dimensione di rivelazione che sarebbe interessante approfondire, ma che non si può fare. Forse la cosa che non tutti sanno è che c'è una dimensione umana nei rapporti politici più duri che spesso non viene fuori. Per esempio, io ho probabilmente come avversario privilegiato, reciproco, Matteo Salvini, nel senso che lui...
Non l'avrei mai detto. Questa è una bella rivelazione, è vero? Bella questa rivelazione, è una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato di dire, che Salvini mi detesta e che, diciamo, io non lo amo. E tuttavia in questo scontro, che considero fondamentale e giusto, nel senso che per me è sbagliato quello che dice Salvini, è sbagliato quando Salvini mette in discussione il diritto delle persone di poter vivere, quando dice la pacchia è finita per delle ragazze che sono state violentate e che potrebbero essere mia figlia, è sbagliato l'atteggiamento di violenza verbale che lui spesso esprime. Quindi c'è uno scontro politico fortissimo, io credo che Salvini abbia fatto male a questo paese. Dal confronto però nasce cultura. C'è un rapporto personale, nel senso che noi ci siamo scritti più volte. Quando è morta una persona a lui cara, che era un parlamentare della Lega, lui, io l'ho chiamato, il Presidente del Consiglio. Quando i miei genitori hanno vissuto una pagina durissima dal punto di vista giudiziario, lui era Ministro dell'Interno, mi ha telefonato. Quando per io curiosità, ho perso, cosa vi siete detti? Diciamo che c'è un aspetto umano che poi è sintetizzabile in quello che ci siamo detti quando mi sono dimesso io e quando si è dimesso lui. Quando io mi sono dimesso, lui mi ha mandato un messaggino dopo il referendum che avevo perso e mi ha detto: spero di ritrovarti presto in battaglia. Messaggino però è carino come... E io gli ho riscritto un messaggino quando lui ha perso la battaglia nell'agosto di quest'anno. Gli ho detto esattamente la stessa cosa: credo che tu abbia sbagliato tutto, ma mi auguro di potermi confrontare con te in una campagna elettorale, quando sarà la più corretta dal punto di vista delle regole, ma anche la più dura possibile. Perché, ecco, c'è un passaggio importante. Le idee ci vedono divisi. Per me quello che è fondamentale in politica è mantenere sempre il rispetto personale. Talvolta a me è stato negato questo rispetto personale. Mi hanno detto delle cose assurde, fake news, bugie, falsità. Io vorrei che come caratteristica, cifra, anche personale, ci fosse il fatto di poter sempre confermarlo e sempre rispettare le altre persone, anche se non la pensano come te. Come antagonista. E l'avversario. Non so se è la stessa cosa che c'è tra l'étoile della danza, ma questo... Più o meno. Qualche volta sì, qualche volta no. Quindi la rivelazione del nostro senatore è che, anche se i due Matteo sono così antagonisti, c'è sempre una forma di rispetto. Perlomeno c'è sempre una forma di rispetto personale. Non umano. Umano. E credo che questo sia un passaggio che debba caratterizzare la politica. Non siamo delle bestie. No, però bestie. Questo è un messaggio importante da passare a tutti gli italiani. Non siamo delle bestie. Forse dovremmo farlo vedere di più. Concordo pienamente. Grazie, senatore. Io metto da parte due argomenti che mi ha scartato all'inizio. Non si preoccupi, non farò più alcuna domanda, lo Bene, giuro. Bene, riteniamo per la prossima volta. Grazie mille. Chiudo il carion e questa gliela regalo. Grazie. Grazie mille. Per essere stato qui a Rivello. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.